dal Parlamento europeo a battagliare contro la burocrazia europea, Mario Borghezio! Cari amici, oggi nasce una Lega più grande, una Lega immensa, una Lega che non ha confini né politici né geografici, con tutti quelli che, come noi, vogliono difendere questo popolo, questo paese ridotto a una non-nazione. Vogliono difendere dall'invasione, anzitutto, da un governo che non sa nemmeno chi ha fatto entrare. Vergogna, non li hanno nemmeno identificati, ci hanno fatti invadere e per questo meritano solo, senza insulti, come mi hanno raccomandato, ma chi tradisce il proprio popolo è un traditore, è un giudizio politico, non è un insulto. Ma nel 15-18, quando abbiamo difeso le nostre frontiere e c'erano i veneti, i piemontesi, i lombardi, i genovesi, ma c'erano anche i fanti venuti dalla Calabria, dalla Sicilia o da Roma, come oggi tanta gente venuta da queste regioni ha sfilato con noi, e io li voglio salutare e ringraziare. Vi devo ringraziare, vi ho visti a Roma, no, questa volta solo da Roma ne hanno portati 1000. Beh, la storia che torna in senso contrario, sono venuti 1000 perché hanno sentito che qui oggi si difendono i confini, caro Alfano, caro Renzi, i traditori del paese. Qui oggi noi difendiamo il Nord, ma difendiamo anche l'Italia. Coraggio, questa è la piazza del popolo, di tutti i patrioti. Coraggio, fino alla vittoria. Oggi nasce la Grande Lega, la Grande Lega, la Grande Lega.